Vediamo qui il generico simbolo di un flip-flop, dispositivo utilizzato nell'elettronica digitale. Iniziamo con l'analizzare importanti caratteristiche generali. In un precedente video, abbiamo studiato le porte logiche, dispositivi che appartengono alla famiglia dei circuiti combinatori. In questi circuiti, l'uscita dipende esclusivamente dalla combinazione dei segnali presenti in quel preciso momento agli ingressi. Prendiamo ad esempio la porta AND. Supponiamo che in ingresso siano presenti i valori 0, 0, possiamo essere certi che in uscita è presente il valore 0. Nessuna influenza può pervenire dagli istanti di tempo precedenti. I flip-flop, invece, appartengono alla famiglia dei circuiti sequenziali, cioè il segnale di uscita può dipendere anche dalla sequenza che i segnali di ingresso hanno avuto nel tempo. In pratica i flip-flop possiedono, a differenza delle porte logiche, capacità di memoria. Diamo ora un veloce sguardo alle uscite. Probabilmente, abbiamo già notato che sono due. In realtà solo una è rilevante. La seconda presenta semplicemente il valore negato della prima. Stiamo parlando di flip-flop, ma dobbiamo fare un cenno sui latch. Molto spesso i circuiti digitali presentano un segnale di sincronismo, ovvero un segnale di clock, che possiamo immaginare come un direttore d'orchestra. Infatti, tutti gli strumenti musicali devono essere in perfetto sincronismo. Il flip-flop presenta un ingresso per il segnale di clock. In base alla tecnica utilizzata dal flip-flop, le commutazioni dell'uscita possono avvenire o in corrispondenza del fronte di salita o in corrispondenza del fronte di discesa del segnale di clock. In questo video ipotizziamo la commutazione sul fronte di salita. In assenza di questo ingresso, cioè quando non è necessario un sincronismo, abbiamo a che fare con un latch che avrà comunque le restanti caratteristiche, simili al flip-flop corrispondente. Al posto dell'ingresso per il segnale di clock, possiamo avere un semplice ingresso di abilitazione. Solo quando è presente il valore 1, il circuito è abilitato. Ora possiamo entrare nel vivo del discorso. Partiamo dal flip-flop SR. Analizziamo le quattro combinazioni. Con gli ingressi S ed R al valore 0, incontriamo subito lo stato di memoria. In pratica, se in uscita è presente il valore 0 o il valore 1, rimane immutato. Se invece i valori di S ed R sono diversi tra loro, cioè 0,1 o 1,0, l'uscita deve presentare lo stesso valore di S. Lo stato, con entrambi i valori di ingresso uguali a 1, non è ammesso, in quanto porta a una condizione di indeterminazione. Passiamo al flip-flop JK, che possiamo considerare il tipo più completo, e dal quale possono essere derivati tutti gli altri. Le prime tre combinazioni degli ingressi corrispondono a quelle del flip-flop SR. Con 0,0, abbiamo lo stato di memoria. Con 0,1 o 1,0, l'uscita deve presentare lo stesso valore di J. Entrambi gli ingressi a 1 sono ora ammessi, e abbiamo lo stato di toggle, cioè il flip-flop commuta ad ogni impulso di clock. In questa animazione, possiamo vedere lo stato di toggle. È semplice ora passare al flip-flop T, un flip-flop a singolo ingresso. Infatti, può essere facilmente ottenuto dal flip-flop JK, cortocircuitando i due ingressi. Se all'ingresso T abbiamo 0, siamo nello stato di memoria. Se all'ingresso T abbiamo 1, siamo nello stato di toggle, di cui abbiamo appena mostrato l'animazione per il flip-flop JK. In pratica, avendo cortocircuitato gli ingressi JK, gli stati del flip-flop T corrispondono ai due stati del flip-flop JK, con ingressi uguali. Terminiamo col flip-flop D, a singolo ingresso come il precedente. Si può ottenere dal tipo JK o dal tipo SR, collegando i due ingressi attraverso una porta NOT.
In questo modo, possiamo ottenere solo due dei quattro stati, come ora mostrato. Se all'ingresso D arriva il valore 0, lo stesso valore arriva all'ingresso J, e lo stesso valore ritroviamo in uscita. Se all'ingresso D arriva il valore 1, lo stesso valore arriva all'ingresso J, e anche in questo caso, lo stesso valore ritroviamo in uscita. Sembra un circuito inutile. Il valore in uscita risulta identico al valore in ingresso. Ma non è così. Ad esempio, ipotizziamo che in ingresso, e quindi anche in uscita, sia presente il valore 0. Se in ingresso arriva il valore 1, possiamo immaginare il flip-flop D come un semaforo. Il segnale in ingresso, è vero che lo ritroviamo in uscita, ma solo al successivo impulso di clock, come vediamo nell'animazione. Vediamo due esempi di realizzazione. Iniziamo con il circuito più semplice, ovvero un latch SR. Non è un flip-flop, perché manca l'ingresso per il segnale di clock. È realizzato con porte logiche NOR. Passiamo ora a un flip-flop completo, un JK, realizzato con porte logiche NAND.